Benvenuti e ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig, questo è il mio canale e questo è un video che sì, ve lo dovevo e ve l'avevo promesso da parecchio tempo. Anche oggi c'è il rischio che sentiate rumori molesti, ma non ci posso fare niente, è genetica. Io non riesco a ritagliare i momenti migliori della giornata per fare video, proprio è un talento che non ho e probabilmente non avrò mai. Ma torniamo a noi, moltissimi di voi nei commenti mi hanno sempre chiesto come mai io non abbia mai trattato nulla di One Piece, il famosissimo manga piratesco di Eiichiro Oda, e la risposta eccola qui, come promesso, ve la dovevo. Il motivo in realtà è spaventosamente semplice e anche spaventosamente banale, non mi è mai piaciuto più di tanto One Piece. O meglio, mi correggo, non mi è mai piaciuto al punto da farmi dire «Wow, che figata, creiamo una playlist di approfondimento». C'è da dire però che non ho nemmeno visto tutte le saghe, anzi me ne mancano parecchie. E questo proprio perché non è uno dei miei preferiti in assoluto, quindi per vederlo tutto dovrei recuperare un sacco di puntate perché sapete anche voi che l'anime è molto lungo, sono tantissimi episodi e la storia è parecchio intricata e anche complicata sotto certi aspetti. Comunque al di là di questo pensavo lo stesso di fare un video in particolare, un video probabilmente sarà uno speciale, su un personaggio di One Piece, uno dei personaggi che mi è piaciuto di più, uno di quelli che mi ha colpito. Ovviamente non vi dirò quale in questo video per non rovinarvi l'effetto sorpresa, ma sarà comunque un caso isolato, cioè tratterò solo lui molto probabilmente. Tornando all'anime, una delle saghe che mi è piaciuta di più, tra quelle che ho visto ovviamente, è stata la saga di Alabasta, dove compare per la prima volta Crocodile, ma anche la vicenda di Skypea, dell'isola nel cielo, devo dire che non mi è dispiaciuta. Ma ho sempre considerato l'anime un po' sottotono, quasi, non lo so, è una mia impressione. Non lo so, sembra come se i personaggi non fossero ben inquadrati, ben dimensionati, ben caratterizzati. Certo, indubbiamente compivano un bel percorso evolutivo, voglio dire, sono più di 600 puntate, chiunque in una narrazione così estesa e così lunga compirebbe un percorso evolutivo di un certo tipo, sono tanti episodi. Però nelle saghe iniziali era come se venissero buttati lì un po' alla rinfusa, come se non ci fosse alcun focus destinato poi a migliorare, a evolversi appunto. Poi per carità, questo è solo un mio parere, magari basterebbe semplicemente leggere tutto il manga o guardare tutto quanto l'anime per approfondire questi aspetti. Però il problema è proprio lì, l'anime non mi ha comunicato quel qualcosa che di solito invoglia a continuare a guardarlo. E poi ovviamente ragazzi io posso parlare per quello che conosco, per quello che so, non posso permettermi di fare ipotesi e teorie su un qualcosa che non ho mai visto, quindi è ovvio che io mi limito a giudicare, a dare pareri sulle parti che ho visto, è scontato questo. Insomma, diciamo che non sono mai stato un fan sfegatato di One Piece, non mi ha mai catturato completamente come opera. E io do molta importanza a queste cose, ragazzi, perché non mi reputo un esperto, assolutamente. Io mi reputo un appassionato, e sono due concetti molto diversi. E se una cosa non mi appassiona e non mi coinvolge fin da subito, poi è difficile che io mi ci rimetta sotto, capite? Insomma, tutto questo per dirvi che purtroppo no, non porterò una playlist dedicata solo a One Piece e ai suoi personaggi. Probabilmente tratterò quel personaggio di cui vi ho parlato prima, senza anticipazioni ovviamente, ma sarà un solo caso, il famoso caso isolato se vogliamo. Se vi ho deluso mi spiace, sentitevi liberi di disiscrivervi, ma non posso cambiare il mio pensiero, per adesso è quello. Bene ragazzi, io ho finito, scrivetemi quello che ne pensate voi qui sotto nei commenti, come al solito, però cosa più importante, statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.